proposito, c'ho una notizia importante. Dove stai andando? Guarda, allora, ci ha mandato un fax, anzi una cartolina, niente po' di meno che l'Accademia della Crusca, sai, loro sono fondamentali per quanto riguarda la lingua italiana, e ci scrive: borgo, sostantivo maschile dal latino burgus, castello fortificato, poi centro abitato, borgo, sinonimi, gloria, aura, Bortolini. Cioè, tutta sta roba per... No, no sì. Sento. Cioè, è pazzesco. Bastava dire, a me piace questo. E c'è la nostra gloria, aura, Bortolini. È più semplice, no? Ma io non lo so. Sono in Val d'Orcia, nel cuore della Toscana, e precisamente a Pienza. Una piccola città, come scrisse Giovanni Pascoli, nata da un pensiero d'amore e da un sogno di bellezza. In principio il piccolo borgo si chiamava Corsignano, ma a cambiarne il nome e le sorti fu il suo cittadino più illustre, Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II. Ciao Ludovica! Ciao Gloria! Che meraviglia questa piazza! Pienza, città ideale del Rinascimento e patrimonio mondiale dell'umanità. Esattamente, ci troviamo adesso nel cuore di Pienza, in piazza Pio II. E guarda che meraviglia! Su questa piazza sorgono la Cattedrale, Palazzo Piccolomini e Palazzo Borgia. Veramente meravigliosa! Una piazza progettata da... da Bernardo Rossellino. Infatti Papa Pio II commissionò a un architetto importantissimo, allievo di Leon Battista Alberti, la progettazione di questa piazza. Ed è un gioco di prospettive e illusioni. Ossia? Se la osserviamo da lì, la piazza sembra più larga e più corta, mentre uscendo dalla cattedrale la piazza ci sembrerà più lunga di quanto non lo sia realmente. Beh, voglio provarla questa illusione. E qui siamo all'interno del Palazzo Piccolomini, in questo giardino pensile. Esatto, guarda che bellezza! Questa era proprio la residenza estiva di Papa Pio II e della sua famiglia. Qui vedi un bellissimo loggiato su cui si apre questo giardino, e da qui il Papa amava osservare il Monte Amiata. E guarda che meraviglia! L'accento non è toscano, non c'è quella C aspirata. Eh sì, mi hai scoperta. Di dove sei? Sono romana. E che ci fai qui? Mi sono innamorata di un senese. E del posto, immagino. Di questi luoghi incantevoli. Una perfetta unione tra verde e arte. Una vista sorprendente sulla Val d'Orcia, un luogo di meditazione e contemplazione.